Innovazione e creatività protagonisti della quinta edizione di Maker Faire che si è svolta lo scorso weekend a Roma. Nel corso della kermesse presentati oltre 700 progetti provenienti da 40 paesi di tutto il mondo. Alla giornata di apertura la sindaca Virginia Raggi. Roma con questo evento si conferma laboratorio e capitale delle nuove tecnologie e dell'innovazione. Realizzata una nuova preferenziale su via Gaurico nel nono municipio ed ultimato anche il rifacimento delle strisce pedonali, sempre di nuova istituzione la corsia preferenziale su via Filippo Fiorentini tra Monti Tiburtini e Viale della Serenissima. L'obiettivo è migliorare e rendere più fluido il traffico e i collegamenti del trasporto pubblico. Pronto il progetto del grande raccordo anulare delle biciclette. Viene definito il tracciato della ciclovia urbana di 45 km che toccherà le bellezze e i luoghi più significativi di Roma. Sono previsti la realizzazione di 19 nuovi chilometri di ciclovie, 4 ciclostazioni protette, hub multimodali, rastrelliere e bike parking. Entro dicembre lo studio di fattibilità tecnico-economica verrà consegnato al Ministero per le Infrastrutture. Tappa romana per il Grand Tour d'Italia di Google. Tante le persone che questo weekend hanno animato gli spazi di macro testaccio, viaggiando tramite installazioni e moderne tecnologie nelle tradizioni e nelle bellezze del nostro paese. Un nuovo modo di scoprire le nostre città più belle grazie ad un innovativo connubio tra arte, cultura e tecnologia.